Oggi a San Ponzo celebrazione per Sant'Antonio Abate, due comuni insieme. Una novità, Sant'Antonio Abate 2020, Salasse San Ponzo, un connubio che si sta formando. Diciamo che qui è dagli anni 80 che non si celebra più Sant'Antonio. Negli ultimi anni i priori si sono un po' alternati tra Salasse e San Ponzo, quindi dall'anno scorso si è pensato di alternare, quindi facciamo un anno a San Ponzo, un anno a Salasse. È bello vedere così tanti trattori e mezzi d'opera riuniti qui tutti insieme, così tanta gente che vuole stare insieme e festeggiare, diciamo, questa ricorrenza, questa tradizione che cerchiamo di non perdere, a differenza di tante altre tradizioni che negli anni piano piano si sono perse. Sant'Antonio festeggiato dai due comuni insieme, San Ponzo e Salassa, quest'anno a San Ponzo, il prossimo anno a Salassa. Beh, in una logica di alternanza sicuramente il prossimo anno Sant'Antonio verrà celebrato a Salassa, non ci sono problemi, nel senso che i due comuni oramai fanno talmente tante cose assieme che anche Sant'Antonio rientra in questa logica di fattiva collaborazione tra i due comuni. Una bella unione sinergica, quindi, che tocca anche altri eventi. Sicuramente i due comuni collaborano sotto diversi aspetti. Mi viene in mente in questo momento la protezione civile, frutto della collaborazione dei due comuni, ma durante le feste patronali per esempio i due comuni collaborano, la banda di Salassa suona alla festa patronale di San Ponzo e così via. Quindi non possiamo dire che sia un unico comune, ma sicuramente, diciamo, ci sono degli ottimi rapporti di collaborazione e delle sinergie tra i due comuni.